DEFCON 1 bello a tutti ragazzi, Jeflex che vi parla ed oggi siamo su Conan Exile. È davvero un gioco fantastico e probabilmente ci farò la serie sul canale, uscirà ogni martedì un episodio su questo gioco. Allora, in questo video vi mostrerò più o meno di che cosa si tratta, come è fatto il gioco, così magari se volete giocare anche voi, unirvi nel nostro clan, siete ben accetti. Il gioco è gratuito, lo trovate nel PlayStation Store, è gratuito per chi ha il Plus e con i giochi gratuiti del mese. Ora avete un giorno per scaricarlo che è finito il mese, perché poi vi metteranno altri giochi gratis, quindi se volete provarlo scaricatelo il prima possibile. Quindi stiamo facendo questo clan, per ora siamo io, Fresh, Falcon, Brazzaville, mio fratello e Messi. Quindi se qualcuno di voi vuole unirsi nel clan, fatecelo sapere con un commento. Tanto so che non si unirà a nessuno perché non è Fortnite. E quindi questa qua è la nostra base. Siamo su un'isola, probabilmente qua. E vi spiego cosa consiste questo gioco. Avete presente tipo Minecraft? Voi partite da zero. Uguale, voi partite da zero nel deserto, siete qui sotto esiliati. Dovete arrivare diciamo in una zona dove si può vivere, o la palude, o qua tutta la zona del fiume. Qui sopra c'è il vulcano, un altro fiume, questa zona tutta qua, oppure da questa parte. Quindi queste qua sono le zone vivibili. Poi se volete potete stare anche nel deserto, però è molto più difficile la sopravvivenza. Partite da zero, dovete farvi il piccone, la spada, l'ascia, prendere la legna, la pietra, iniziarvi a costruire la casa. Come ben vedete qui abbiamo la nostra casa, poi c'è i vari, quindi ci sono le case per usare i minerali, anzi più che minerali, materiali. C'è il cibo, qui c'è il fallo per cucinare il cibo, questo qui sarebbe la fornace per mettere a cucinare il ferro, più o meno proprio come Minecraft. Qui abbiamo tante cose per farsi le armature e altri oggetti che sono molto importanti nel gioco. Ci sono anche dei dungeon con dei boss, quindi anche sotto questo punto di vista c'è molta avventura. E ora passiamo dall'altra parte del fiume, vi faccio vedere gli animali e quant'altro. Ci sono i nomadi, queste cose poi le dobbiamo togliere, quindi non fateci caso. Poi ragazzi, ci sono in questo server davvero tanti clan, quindi una cosa che può accadere è che un clan attacca noi, che noi attacchiamo un clan, come una vera e propria guerra tra fazioni, che era una modalità che c'era su Minecraft e c'è ancora. Quindi noi possiamo decidere se attaccare un team, possiamo decidere di fare alleanza fra di noi. Infatti noi siamo alleati dei Taruberga, uno dei clan più forti del server. E quindi si possono fare davvero tante tante cose. Vuoi costruire un castello, non so, una casa enorme, potete fare davvero tutto quello che volete su questo gioco. Una cosa che penso avrete già notato è la sua grafica, perché questo gioco ha una grafica davvero pazzesca, cosa che non c'è su... oh mamma, questo qua è forte, cosa che non c'è su altri giochi famosi. Quindi ammazziamo questa handicappata che ora sta rompendo assai. Muori, opla. Quando quello là se n'è andato, poi mi ha dato solamente la piaga. Ecco, questi qui ad esempio erano dei nomadi, cannibali, non lo so come volete chiamarli voi. E sono proprio cose che ti mette il computer, va. Quindi stai calmo. E quindi loro possono avere dei drop, qualcosa che poi voi li andate a rubare. Per quanto riguarda il cibo, la carne, ci sono varie cose, ad esempio c'è la carne umana, ci sono le uova che trovate in giro da questo qui, però se lo svegliate vi scanna.
Poi abbiamo anche i cervi oppure altri animali, comunque molto popolato. Noi siamo qui in un server che è di uno youtuber molto conosciuto su questo gioco che si chiama Frank Mazzoni. Abbiamo chiesto a lui comunque se si poteva stare, vabbè, sì, tutto a posto. E quindi siamo qui su questo server e siamo in una zona praticamente da quella parte ci sono i Bomber che sono anche loro un clan molto forte. Noi siamo ancora uno dei clan più scarsi perché siamo all'inizio, abbiamo incominciato qualche giorno fa e quindi siamo ancora indietro. A mano del gioco, infatti voi potete connettere quando volete, c'è un server, voi entrate e vi connettete. Quindi è un server che sta sempre aperto, non è come a Minecraft, se non c'è l'host non funziona. Qui invece potete connettervi e giocare quando volete. C'è l'host che ovviamente ha creato il server, che è questo youtuber, e poi gli altri che possono connettersi e giocare quando volete. Allora, guardate qui ragazzi, c'è una grafica davvero pazzesca su questo gioco. Ed è una delle cose che mi ha colpito maggiormente. Ora, ad esempio, prendo la torcia. Ecco qui, guardate che effetto. Ora, appena è notte più fonda, vi faccio vedere meglio. Una cosa importantissima su questo gioco è il giaciglio. Il giaciglio, ragazzi, è come il letto su Minecraft, che quando lo andate a posizionare, vi consentirà di avere un punto spawn. Non si può dormire perché guardate quanti giocatori ci sono online. È davvero una cosa pazzesca. Guardate che c'è qua. Quindi non è in quel modo tu vai a dormire, passa la notte, no? Perché sarebbe impossibile che tutti gli altri vanno a dormire. Ed è un gioco davvero mi ha preso tantissimo. Fatemi sapere la vostra sotto nei commenti se vi piace, non vi piace. Ecco, vedete qui com'è con la notte. Guardate, no, si è rotta la torcia, mannaggia. Vabbè. Volevo fargli vedere la notte come si vedeva e si è rotta la torcia. Di qua che gioco. Comunque, ecco qui, vedete ragazzi, c'è una grafica davvero bellissima. Quindi, se qualcuno si vuole scaricare il gioco, noi abbiamo anche il gruppo su WhatsApp. Vi possiamo aggiungere se volete, se avete il gioco, così entrate nel nostro clan e ci facciamo qui tutta la base e poi andiamo a sconfiggere gli altri team. Come avevo detto prima, sarà una serie che uscirà tutti i martedì. Spero davvero che vi possa piacere, perché molte volte uno porta un gioco che non è conosciuto, che non va di moda, e la serie non viene guardata da nessuno perché uno magari si deve vedere il gioco che va di moda, che poi magari fa pure schifo. Quindi secondo me questo qui, se è un gioco che potrebbe essere più conosciuto, potrebbe anche essere il gioco dell'anno, perché c'è tutto in questo gioco, c'è avventura, c'è ad esempio costruzione, fantasia, puoi conoscere altra gente di altri team, puoi fare davvero tutto e dico tutto quello che ti pare su questo gioco. Più avanti poi ci sono ad esempio degli obelischi per collegarti da un punto all'altro della mappa, perché uno magari dice ma come faccio a spostarmi in una mappa così grande? Poi più avanti si sbloccano degli obelischi, vedete quanto è grande la mappa. Poi ci sono anche delle varie missioni, poi ci sono dei tornei fra clan, ci sono davvero tantissime cose. Più avanti poi creerò comunque la playlist su questo gioco, c'è anche Fresh che lo porta maggiormente, lui lo porta quasi sempre in live. Quindi lui fa vedere proprio per filo e per segno quello che noi andiamo a combinare. Quindi qui già che ci siamo vado a mettere un po' il ferro a cucinare. Poi già conosciamo più o meno le basi degli altri team, sappiamo quali sono i team che si possono distruggere, quali sono quelli più alleati. Ci sono vari fattori nel server che comunque ti lasciano con l'ansia. Io però oggi devo entrare su Conan, vediamo se mi hanno distrutto la casa o ancora ce l'abbiamo. No, ancora ce l'abbiamo, va bene, dai, un altro giorno ce lo siamo tirati. Che è sta cosa? Un coniglio, ok, non l'avevo visto. Ragazzi, fatemi sapere la vostra sotto nei commenti se questo gioco vi può interessare o meno. Io ve lo consiglio vivamente. Provatelo, visto che è gratis, almeno aggiungetelo alla raccolta se non lo volete scaricare, così comunque poi è sempre gratis quando lo volete scaricare.
Oppure provatelo, se vi piace, bene, se poi non vi piace lo provate a disinstallare. Io pure ero molto scettico su questo gioco quando l'avevo visto, quando Fresh me l'aveva detto, oh, guarda ma ci sta Conan, che fate, lo installi? No, vabbè, ma so che babbaria. Invece poi l'ho installato e ho visto che è veramente bello come gioco. Quindi questi qui sono i vari aspetti di questo gioco. Ragazzi, direi che per questo primo episodio è tutto. Mi raccomando, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere sotto con un commento se volete partecipare alla serie. E niente ragazzi, da Iflex è tutto. Bella. Ma faccio qualche... Boom!